Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, sono TonyGamer17. Ragazzi, oggi vi spiego come settare al meglio Streamlabs per streamare su Twitch o YouTube. E ragazzi, allora, innanzitutto dobbiamo prima capire la vostra connessione, se avete buon fibra in casa, quindi potete streamare in full HD fluidissimi. Quindi, in questo caso, in descrizione vi ho lasciato un link per capire meglio. Quindi, come potete vedere, allora faccio un attimo così, traduco. Come potete vedere, io posso streamare 1080 60 fps, però su bitrate io inserisco 5000 kilobit al secondo, se no, se metto a 6000 potrei, non so, avere uno scatto, un lag nella live, ok? Quindi in questo caso, ragazzi, adesso vi spiego proprio il setting giusto di Streamlabs. Voi intanto cercate di capire un po' qual è la vostra codifica migliore, quindi scegliete come volete streamare, 1080, 720, 60 fps, decidete voi, fate tutto voi. E adesso vi spiego come settarlo. Allora, innanzitutto prendo Streamlabs, eccolo qua, allora, eccolo, e come potete vedere, qui in basso a sinistra è molto importante avere queste notifiche, queste impostazioni, perché servono un sacco. Questi sono la perdita dei fotogrammi. Io ogni volta che streamo non perdo neanche un fotogramma. Ok? Bene. Qui invece vi dirà la velocità in kilobit al secondo, quindi come sta andando la connessione, come sta andando la live e tutto. Qui invece, vabbè, io stream in 60 fps, e poi quanta CPU si prende, quanto processore si prende per fare le live oppure streamare giochi e altro. Quindi in questo caso andiamo su impostazioni, andiamo su output. Come potete vedere, io l'ho settato in questo modo: su software per 264. Su avanzate, mi raccomando, su avanzate semplice io non l'ho mai provato, ho fatto sempre avanzate, perché su avanzate io posso settare tutto, ma dico tutto, ok? Tutto. Quindi ragazzi, allora sul tipo di controllo della frequenza CBR, mi raccomando, CBR. Cioè, su intervallo dei fotogrammi chiave mettete 2, perché io me ne sono accorto adesso, stavo streamando su 0, quindi un po' andava, diciamo, non andava molto bene la live. Quindi inserendo solo 2, andava bene. Benissimo. Streamavo e tutto. Mi raccomando, se volete seguirmi, seguitemi, raccomando, seguitemi. Su Twitch il link in descrizione. Su profilo mettete Hike. Like, sì, ecco. E sulla velocità in bit dipende da voi. Ok, quindi andate su Chrome e fate uno speed test per vedere quanto potete inserire. Visto che io arrivo fino a 20 upload e inserisco 5000 kilobit al secondo, va benissimo. Quindi stasera streamo e metto 6000 per vedere. Però scenderò di FPS su un gioco, quindi ragazzi, se volete streamare, scenderete di un botto di FPS, ve lo dico, di un botto. Quindi ragazzi, questo è il miglior setting ragazzi di Streamlabs, quindi ve lo consiglio, è questo sul preset dell'utilizzo della CPU super fast. Poi una volta fatte queste cose così. Allora, output risoluzione, okay, 1920, ecco qua, 1920. No. Sinceramente, qui potete anche toglierla questa spunta perché non ci serve. Noi dobbiamo andare su video, ecco, base e l'output. Ecco come potete vedere, aspettate. Io adesso metto, ecco. Visto la risoluzione, la base della risoluzione com'è cambiata? Quindi io adesso vado di nuovo qua sopra su video e metto 1080.
io in 1080 posso streamare. Quindi ragazzi, il video finisce qui. Grazie a tutti per questa visione. Spero tanto che il video è stato utilissimo. Lasciate like, ci tengo moltissimo. Iscrivetevi soprattutto, anche seguitemi su Twitch. E detto questo, ragazzi, grazie a tutti e noi ci vediamo ad un prossimo video. Quindi ciao.